si chiamava Joshua Warner, aveva 25 anni di età, e i medici avevano diagnosticato a questo ragazzo una semplice mera appendicite, un male non incurabile ma pienamente curabile. Ma purtroppo non era un appendicite, infatti aveva un tumore del cervello. Il calvario inizia da giugno, è stato portato per colpa di un terribile e devastante mal di testa al pronto soccorso. Tra attack si pensava fosse un appendicite, dopodiché è stata fatta un'analisi aggiuntiva ma a distanza di tempo e è arrivata la diagnosi scioccante: in realtà si trattava di un tumore del cervello, tra cui i sintomi principali ricordiamo la nausea, la stanchezza, ma anche il mal di testa, oltre che a difficoltà a stare in piedi o meglio a passeggiare, avere difficoltà nell'equilibrio e debolezza a gambe e braccia. Sono questi i tipici sintomi del tumore. Adesso l'uomo non c'è più e ha lasciato una famiglia da sola. Joshua, che tu possa riposare in pace. Amen.